Stiamo andando verso nuove restrizioni nel periodo di festività, questo è chiaro, e più ce ne saranno e meglio sarà a tutela di tutti. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni o assembramenti, sbaglia di grosso. Parola del ministro degli affari regionali Francesco Boccia. Era attesa per oggi da parte del governo una indicazione chiara sulle misure anti-Covid per il periodo di Natale, ma complice il sopraggiunto vertice libico, tutto è rimandato a domani. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 18. Al termine dovremmo essere in grado di sapere quando e quanto potremo spostarci nei giorni di festa. La linea ipotizzata è quella di 8 giorni di chiusure, una zona rossa lungo tutto lo stivale nei giorni dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio. Vorrebbe dire niente spostamenti neppure all'interno del proprio comune. Allo studio c'è anche l'ipotesi che fino ad un massimo di 2 anziani congiunti possano raggiungere i propri familiari o essere raggiunti da questi. Prima di fasciarsi la testa, comunque, conviene attendere quello che si tradurrà con ogni probabilità in un nuovo DPCM. Il Veneto intanto gioca ad anticipo, annunciando dal 19 dicembre al 6 gennaio la chiusura dei confini comunali ogni pomeriggio a partire dalle 2. Però ci sarà una novità se chiudiamo i confini comunali, che dalle 2 del pomeriggio in poi si lavora solo con i cittadini della propria città.